Buonasera, 19:29, no, 19:31, 19:1, mamma mia, mi sono confusa pure io, 19:1, che significa? Non do i numeri, poi se le volete giocare, ben venga. 19 settembre, 1 ottobre, queste sono le date per questo segno, perché come ho specificato, ma qualcuno di voi potrebbe non averlo ascoltato il video precedente o non aver letto i commenti, i post nella community, da oggi in poi, da ieri in poi, faremo un segno al giorno, quindi ogni segno avrà 12 giorni di durata, ok? Perché dovremo coprire fino alla data successiva, 12 giorni, 12 segni. Ci restano però da fare, perché non possiamo trascurarli sempre, Ariete e Cancro, quindi stiamo cercando loro stasera, dal 19 di settembre, anche se c'è qualcuno che è pure indietro, non importa, dal 30 di settembre dovremmo essere finalmente tutti in regola, quindi piano piano vi facciamo tutti, di qua al 30 sarete tutti fatti per 12 giorni. Allora, Ariete e Cancro, quale sarà il prossimo? Ma manco a dirlo, proprio è uscito boom, al volo il cancro. Andiamo a fare il cancro. Altro segno cardinale, vi ho detto ieri sera che c'erano i segni cardinali che mancavano l'appello, a parte a bilancia che ieri sera è stata fatta. Il cancro si trova in un momento particolare. Tutto sembra andare bene, tra l'altro c'è Marte sparato nel vostro segno, però dobbiamo anche dire che abbiamo un'opposizione tosta che è quella di Plutone in Capricorno. Dopo 16 anni è tornato a rompere le uova nel paniere, questo Plutone in Capricorno. Voglio ricordarti, Cancro, che c'è un canale apposito per te e lo trovi nel box informazioni, il link. Quindi non solo iscriviti, ti chiedo di iscriverti energeticamente noi se non sei ancora iscritto. Così ogni 12 giorni trovi il tuo segno, così ogni tanto trovi dei segni, dei video un po' diversi a seconda di come, del tempo che ho. Ma oltretutto hai un canale dedicato che dovrebbe, e uso il condizionale, avere il buongiorno ogni mattina. È stato fatto per un periodo, adesso do priorità ai segni che hanno numero maggiore di iscritti, quindi mi raccomando, iscrivetevi a quel canale. Allora, il 3 di coppe è una bellissima carta, tra l'altro, molto molto bella, mi piace, quindi cominciamo bene. Però, e ti ripeto, hai Marte dalla tua parte, non solo, sei ancora nel pieno, insomma, nel cono di questo plenilunio in pesci, quindi in trigono, ma è un plenilunio con eclissi, ne abbiamo parlato tantissimo, che si chiuderà, si è aperto un corridoio di eclissi che si chiuderà proprio il giorno 2 di ottobre, con un'altra eclissi di sole stavolta. L'energia che ti arriva, devo dire, è tanta. Però andiamo a vedere con la nostra rubrica, come la chiamo io, di pillole di astrologia spicciola, come sono questi prossimi giorni. Io mi permettete di usare il mio calendario. Questo è il calendario che, tra l'altro, vi dico che sto riconfezionando. Lo faccio vedere così, giusto per come funziona di solito. Ecco qua, ecco come funziona. Guardate che grazioso. O così, o così, insomma, poi ognuno di voi sono state fatte diversi tipi di stampa. Adesso non so quest'anno come sarà, come andrà esattamente. E che riporta tutti i passaggi planetari, mese per mese, ma anche le caratteristiche dei segni. Allora, in questo momento abbiamo detto luna in pesci, luna piena in pesci, ne sentiamo ancora l'impatto, è stato molto forte l'impatto energetico di questa luna. Marte in cancro, quindi nel vostro segno. In pesci abbiamo pure Saturno e Nettuno, retrogradi entrambi ancora, ok? Quindi abbiamo a che fare con un maestro, il maestro del karma retrogrado, che tra l'altro va in qualche modo a impattare con Plutone retrogrado in Capricorno, ok? Vanno anche loro in combinazione. E questo è abbastanza tosto da gestire, perché ci sono situazioni che, ragazzi, c'è poco da fare, si chiudono, ok? La cosa bella di questo periodo, secondo me, è che non tutte le situazioni che è un periodo di così grande trasformazione che queste situazioni che si chiudono
Non per forza lo fanno con dolore, quanto con consapevolezza. Ecco, consapevolezza è la parola d'ordine. Ma torniamo indietro un attimo. Quindi abbiamo detto in Pesci, Saturno e Nettuno retrogradi, in Marte, scusatemi, in Cancro Marte, in Scorpione. Al momento attuale non c'è nulla, però ti voglio anticipare il passaggio della settimana prossima, perché il 23 Venere entrerà in Scorpione, quindi avrai quest'altro impulso positivo. Quindi stiamo ben piantati, siamo ben messi, Cancro, devo dirlo. Per quanto riguarda i segni di Aria, al momento, oggi 19, si trovano dalla loro parte Giove in Gemelli e il Sole in Bilancia, scusatemi, e Venere e Lilith in Bilancia. Il 22 il Sole passerà in Bilancia, ma il 23 la Venere lascerà la Bilancia. Quindi c'è questo doppio passaggio, uno passa qua e l'altro passa qua, ok? Con un giorno di differenza. Quindi rimangono sempre ben messi con questo Giove che prima si lega a Venere e poi si lega invece direttamente al Sole, e che quindi li vede un attimo spiccare anche nelle situazioni economiche, la fortuna eccetera. Immaginatevi che per ora fortuna minor e fortuna maior sono collegate in sestile, perché Giove è in Gemelli e Venere è in Bilancia, poi sarà invece Giove e Sole che si ritrovano. Ma il 26 Mercurio entra in Bilancia, quindi ancora più forza per i segni di Aria, che si troveranno Giove, il Sole, Lilith, perché a Venere abbiamo detto che il 23 se ne va, quindi è solo un giorno che stanno insieme il Sole e Venere, e Mercurio. Ok, quindi grande forza a fine di mese per i segni d'aria. I segni di terra hanno al momento il Sole in Vergine, Plutone retrogrado in Capricorno, Urano retrogrado in Toro, Mercurio in Vergine, quindi grande lucidità per la Vergine, dobbiamo dirlo. Il 22 perdono il Sole perché passa in Bilancia, il 26 perdono Mercurio. Sembra un po' caotica questa cosa, ma noi piano piano poi andiamo a sviscerare. E nei segni di fuoco al momento non abbiamo nulla, non abbiamo nulla, e in qualche modo però abbiamo, non in qualche modo. Abbiamo però il nodo nord e e Chirone, entrambi retrogradi in Ariete. Non mi veniva l'Ariete, che poi è un segno che pure devo fare, quindi mancavate solo voi due, Ariete e Cancro. Ok, detto questo, finita questa pillola di astrologia spicciola, perché ci sono tanti che vogliono saperle queste cose, ecco perché le dico, non perché mi diletto a dirle semplicemente. Qualcuno chiaramente non le comprende appieno, non ne comprende il senso. Non vi preoccupate, ascoltate, tanto tutto quello che noi ascoltiamo dentro di noi, un posto lo trova, nulla viene rigettato veramente, ricordate. Allora, caro il mio Cancro, andiamo a dividere 6 giorni e 6 giorni. Prima di questo sono 16, 12 giorni, 6 a sinistra e 6 a destra. Ma in generale, chiaramente lo sai, andiamo a vedere le energie di questi giorni, perché questi non sono oroscopi, non li chiamo oroscopi né previsioni, perché non si fanno le previsioni, ragazzi. Sono indicazioni energetiche, sono messaggi che devono arrivarvi e che in qualche modo noi speriamo, ok, o non speriamo, che si avverino. Asso di bastoni, torre, quanto fuoco che c'è in queste carte, cavaliere di bastoni, ho detto che c'è fuoco, e l'otto di coppe. Vedete quanto fuoco, tanto 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 fuoco. Allora, sicuramente l'asso di bastoni con l'otto di coppe mi fa capire, e il 3 di coppe, mi fa capire che per tanti ci potrebbero essere delle situazioni a tre. Situazioni però in cui uno dei due vorrebbe andarsene via, ok? Anche se c'è tanta passione,
Non escludo, perché non è detto che sia una situazione tra i tre, non escludo che ci siano nuove opportunità in vista per quanto riguarda amicizie, situazioni sentimentali, eccetera. Il carro, parlo di nuove opportunità, col due di spade. Siamo attenti. Ritorno a dire quello che mi era passato per la mente, perché nulla passa per la mente che non abbia in qualche modo un'attinenza. Tanti cancro si trovano nell'indecisione se andare avanti e superare una situazione o se invece aprirsi a questa nuova situazione, dare l'opportunità a questa nuova situazione, allontanarsi da ciò che è conosciuto ma che alla fine ci sta stretto. L'Eremo sta torre. Ragazzi, è tosta questa torre, eh? In questa settimana, tra l'altro, di eclissi, il 5 di bastoni e il 6 di spade. Vedete come si richiamano le carte? Aspettatevi in questi giorni qualcosa di assolutamente inaspettato. Permettetemi il giro di parole. Potrebbe essere un conflitto, potrebbe essere che dentro di voi nutriate delle speranze, ok? Ma queste speranze in qualche modo potrebbero essere improvvisamente nutrite. Cioè, nel senso che qualcosa che voi non sperate più succede. Ok? Questo però vi mette tanto tanto in conflitto. Il cavaliere di bastoni sta al re di denari come il 7 di coppe. Ci sta. Perché? Perché ci potrebbe essere la vostra voglia di andare oltre, di andare verso qualcuno o qualcosa, ci potrebbe essere la vostra voglia di attivarvi verso situazioni più graziose. Però, perché c'è un però qui, c'è anche la presenza per qualcuno, non per tutti, di una situazione stabile. Non escludo che tutto questo parli di lavoro e professione, ok? Questo voler andare avanti e questa stabilità ci portano a una grande confusione, una confusione che ci porterà a procrastinare, a rimandare. Qui c'è un cancro che rimanda. Rimanda una soluzione economica, rimanda una soluzione professionale, rimanda l'inseguimento. Sta rimandando un inseguimento. Perché? Perché non sa come andrà a finire. Il mago. L'otto di spade. Il mondo. E il sette di spade. Stiamo attenti alla futilità e all'ambiguità. No, questo è l'otto di bastoni. Perché sono carte un po' particolari. Stiamo attenti alla futilità, stiamo attenti, scusatemi, all'ambiguità. Siete nelle condizioni di dire: ok, tutto può partire da me, sono io che decido, sono io che ho la mano. E vi muovete anche abbastanza in sintonia con questo pensiero, parliamo di settimana prossima. Vi faccio notare che abbiamo il mago e il mondo, una situazione che si completa. Quindi potreste decidere di vincere in una situazione, potreste decidere di muovervi rapidamente in una situazione. Andiamo a vedere, però siamo attenti che questa è una situazione che non è esattamente chiara. Il mago è col 2 di bastone e col giudizio. Non escludo nuovi inizi, nel senso, ci sono decisioni da prendere. Qualcuno effettivamente sa che tutto dipende da sé. Ricordatevi che le energie sono reversibili, quindi potrebbe dipendere anche dall'altra persona. Dipende da sé e anche una scelta, un'eventuale scelta coraggiosa, un'eventuale scelta ambiziosa, che sia di lavoro o che sia di amore, è l'inizio di un nuovo percorso. Qualcosa ci stiamo lasciando alle spalle, cancro, e stiamo andando verso un nuovo percorso, un nuovo inizio. Magari sono inizi con persone o in situazioni che già conosciamo, però è come se rinascessimo.
L'otto sta con i nuovi inizi, non ci voglio credere. Ecco il re di Michele, ragazzi. Ha inizio una nuova vita. Caro il mio cancro, te lo dico, te lo ripeto. E io sono convinta che Plutone in Capricorno ti sta dando questa bella botta. Qualcuno del tuo passato potrebbe tornare e torna a scompigliarti i capelli, però, ok? Perché qui c'è una situazione che non è esattamente chiarissima. Torna ed è importante che tu riesca a mantenere la tua integrità. È importante che tu riesca a prendere una decisione perdonando il tuo passato, ma soprattutto, è qualcun altro che ti perdona, ma soprattutto cercando di mantenere lucido il pensiero. Mi raccomando. Il mondo con l'imperatrice è ancora sotto il re di Michele. Allora, grande creatività, grande voglia di amare, grande impulso. Mi piacciono tantissimo queste carte, ve lo dico, tanto tanto. È come se il cancro, dopo un periodo di incertezza, dopo un periodo di conflitto, dove veramente ha raso al suolo qualsiasi certezza, ok? Riesca a ricostruirsi. Si ricostruisce in una maniera che è un po' particolare, si ricostruisce mantenendo gli obiettivi, iniziando una nuova vita, prendendo una strada che è diversa da quella che hai immaginato possibilmente, ma che è la sua, facendo scelte coraggiose che non aveva immaginato fino a qualche tempo fa, ma che sono le sue. Ok, molto molto bella, sapete questa cosa. Mi piace tanto, la creatività verrà premiata, vincerete in qualsiasi situazione. Stiamo però attenti ai rapporti a tre, ai rapporti in cui non c'è chiarezza, ai rapporti in cui non c'è ambiguità e alla confusione che ne può scaturire. Per il resto devo dirti, Cancro, sono tutte carte molto molto belle. Ok. Chiaro, a volte i messaggi sembrano confusi, ma ricordatevi che voi dovete prendere ciò che è vostro, ciò che vi appartiene, ciò che sentite che vi appartiene, ciò che vi risuona, tutto il resto va lasciato agli altri, va lasciato all'universo. Ok, quindi se ci sono situazioni che non vi risuonano, non importa, sarà la prossima volta. Io credo comunque che queste siano carte veramente questa. Questi prossimi giorni siano molto molto belli, anche se pieni di colpi di scena, ecco, potrei dire così, pieni di colpi di scena, nel lavoro, nella professione o in amore. Qualche messaggio per te, via. Qualche oracolo per il cancro. È ok essere felice. Ricordati che ok essere ok, c'è una serie che dice ok essere ok, ma sei per ragazzi, credo, prima o poi me la vedo. Allora, è ok essere felice, non devi per forza stare in situazioni che ti inquinano, che sono pesanti, va bene ricercare la felicità, lascia che i tuoi sentimenti vengano fuori. I tuoi sentimenti, anche quelli che ti fanno paura. Mamma, che sono belle queste carte. Forse per questo il campo ci è voluto un po' per farlo. Speriamo che sia lo stesso effetto per l'ariete. Hanno entrambi problemi con Plutone in Capricorno, l'ariete in quadratura, il campo in opposizione. Che significa che le cose vanno bene, si sistemano dal di dentro, grandi sconvolgimenti, ma che magari con una certa lentezza, proprio perché c'è il cuore che guarisce il parlare. Quindi stiamo attenti intanto alle situazioni tossiche, quello è chiaro, quello è per tutti, alle relazioni abusive, tra virgolette, in cui c'è veramente tossicità, in cui c'è l'abuso della relazione, eccetera. Qui ci sono situazioni in cui si parla, situazioni in cui potreste ritrovare il senso del messaggio, il senso della chiamata, l'attesa, il piacere dell'attesa. Vediamo, va, dato che abbiamo fatto con l'altro, è il mese degli angeli, degli arcangeli. Ricordiamoci che il 29 sarà San Michele, quindi giornata dedicata all'arcangelo Michele. E adesso andiamo a vedere qual è il messaggio degli arcangeli per te, degli angeli, per te.
Taglia le tue corde. Abbiamo parlato di Michele, manca a dirlo. Eccolo qua, Michele. Taglia con tutto quello che ti soffoca, taglia con tutto quello che ti limita. Taglia gli attaccamenti, quelle paure che non ti fanno andare avanti, che ti fanno percorrere ancora percorsi distruttivi per te. Il tuo plesso solare, quindi il terzo chakra, mi raccomando, devi vedere la vita in una maniera che è un po' più positiva, ok? Dai, man forte al terzo chakra. Quindi usa pietra, se vuoi un consiglio sui cristalli, usa pietre di colore giallo, per esempio, no? Come il quarzo citrino, come un'ambra dorata. Usa pietre che ti aiutano a rinforzare il terzo chakra, l'autostima e soprattutto il prendere in mano la tua vita, quel mago che abbiamo visto, quel mago importante, Cancro. Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro. Ok, Cancro, ci vediamo fra 12 giorni. Nel frattempo ricordati che ci sarà il buongiorno, il sabato e domenica sicuro. Spero domani anche di fare l'altro buongiorno, non lo so, nell'altro canale. Iscriviti al canale, bye bye.